troviamo a Villanova Canavese per l'Expo Villanova, giunto alla 27esima edizione di questa manifestazione. Una delle manifestazioni più importanti del territorio. Abbiamo con noi Giovanni Bracchet, uno degli artefici di questo Expo Villanova. Siamo alla 27esima edizione, è un appuntamento molto importante per il paese, perché per il nostro piccolo paese comunque è una gran bella soddisfazione avere una cosa del genere. Siamo oltremodo contenti di come sta andando la manifestazione, perché è una grossa novità, siamo una nuova Proloco, formata in poco più di 2 mesi, che ci siamo trovati a dover organizzare questa cosa in 2 mesi, che vi assicuro non è semplice, è molto complicata e complessa, e poi farla in così poco tempo. Però è anche una grossa soddisfazione, perché abbiamo una 60ina di volontari che lavorano in un modo incredibile. Se venite dietro c'è un'armonia, sono tutti contenti. Veramente è una soddisfazione lavorare in questo modo, e naturalmente, malgrado la fatica, però si sente meno, si lavora con gioia, con volontà, e siamo qua stasera. Tra poco taglieremo il nastro della 27esima edizione, spero che andrà tutto magnificamente. Abbiamo allargato ancora un po' il parco divertimenti, gli espositori, abbiamo una cucina fornitissima con 2 sale ristorante, dove serviremo sia carne che pesce tutte le sere, per cui buon divertimento, grazie. Allora, giusto appunto che ha nominato questo nuovo direttivo della Proloco, voi avete mantenuto però l'ossatura forse della festa, quella vecchia, mettendoci qualcosa di nuovo. Cosa avete messo di nuovo quest'anno? Ma qualcosa di nuovo non è che siamo riusciti a fare grandissime cose nuove, perché essendo il tempo molto ristretto ci siamo trovati a fare una manifestazione che si organizza durante tutto l'arco dell'anno. Noi abbiamo dovuto farla in 2 mesi e mezzo, per cui è difficile fare grandi novità. Abbiamo molte idee nuove che nei prossimi mesi vedremo di mettere a frutto, perché l'area è un'area, come vedete, bellissima, quindi si presta a fare qualunque cosa.